dire squadra entrata, possiamo cominciare. Presentazione della stagione 2024-2025 dell'Allianz Milano. Reduce dal gran terzo posto dello scorso anno, l'Allianz ha cambiato molto. Ha perso Ishikawa e Loser e sono arrivati tre nuovi schiacciatori. Un altro giapponese, Tatsunori Ozuka dal Panasonic Osaka, Davide Gardini, figlio d'arte, dal Padova, e Yassin Luati, olimpionico francese, dalla squadra polacca del Resovia, oltre al centrale canadese Jordan Schnitzer, dal Saint-Nazaire. Il capitano Matteo Piano dà l'idea di essere soddisfatto. Siamo simpatici, quindi mi sto divertendo tanto. Non so se sono io che ho un po' più mollato la severità rispetto all'anno scorso, però ci stiamo divertendo, stiamo bene in palestra, abbiamo bisogno di lavorare, credo, ma come tante altre squadre, quindi penso sia una mala amministrazione. E sì, abbiamo dei bei giovani, credo che quelli che siano rimasti sono cresciuti e quindi questo ti permette anche di partire già come gruppo da un livello umano un po' più alto. Ecco. Le aspirazioni, sicuramente ci piacerebbe posizionarci in maniera migliore a fine stagione. Vi piace come risposta questa, ragazzi? Molto bene. Gruppo molto giovane quindi, ma ancora con l'intramontabile Matej Kaczyński, che proprio oggi compie 40 anni. 40 anni è una bellissima cifra per chi non fa sport, ancora giovane, invece per chi fa sport professionale è un traguardo molto molto avanzato, quindi io sono contento di arrivarci, è già una bellissima cosa, però non mi fermo qua, ecco, io vado avanti, parto una nuova stagione, io sono molto contento di partecipare in una squadra forte con degli obiettivi alti. Ovviamente la squadra è cambiata parecchio, non tanto di quantità di giocatori come di qualità, perché abbiamo perso due del sestetto principale, molto importanti, due pilastri della squadra dell'anno scorso. Ci vorrà un po' di tempo, quello che mi rende felice e tranquillo è perché in allenamento ci siamo trovati veramente bene. Ovviamente non siamo ancora pronti, ci serve ancora un po' più di tempo, ma sicuramente buona speranza per quello che potrà essere. Il tutto sotto la guida del confermatissimo tecnico Roberto Piazza, che ci parla anche dell'altro fronte su cui sarà impegnata la squadra, la Champions League. Adesso viene bello, viene a giocare la Champions League sapendo che sei dentro la manifestazione europea più importante, quella che conta, e sapendo che non sei più la sorpresa, tra virgolette. Due anni fa, sì, bella Milano che vince contro Perugia, che arriva in semifinale. Ecco, già l'anno scorso ho detto, allora Milano si è confermata, no? L'aspirazione è quella di poter far dire che Milano ha vinto qualcosa.